L'onorevole Sabrina Capozzolo di Agropoli sottoscrive la mozione di legge che in questi giorni si sta discutendo a Roma, la nuova legge elettorale che sta facendo tanto discutere. L'onorevole Sabrina Capozzolo invece la sottoscrive e su Facebook dichiara: perché a volte non esistono posizioni giuste o sbagliate, ma semplicemente le scelte più sensate. Credo sia giusto, nonché doveroso, chiarire un aspetto a mio avviso importante in merito alla mozione Giachetti, che io stessa ho sottoscritto. Non credo sia una mozione di rottura, come qualcuno afferma. Non è guerra tra Parlamento e Governo, ma bensì una richiesta di concretezza e di cambio rotta. Sarebbe molto grave tornare a votare con la legge elettorale vigente, una sconfitta e un tradimento nei confronti di tutti gli elettori. C'è bisogno di un percorso chiaro e immediato. Nel frattempo, però, sarebbe stato giusto tutelare gli elettori tornando al Mattarellum. Una legge elettorale non perfetta ma sperimentata tecnicamente e non un'approssimativa e parziale modifica del Porcellum. La maggioranza del gruppo PD in assemblea ha respinto la mozione, motivando questa scelta con chiare e pertinenti motivazioni. La legge elettorale deve seguire il processo di riforma costituzionale. Troveremo la migliore soluzione assieme. Non ne sono entusiasta, ma credo sarebbe stato inutile che in 10 o poco più deputati avessimo votato una cosa diversa dal gruppo. Mi sono per questo rimessa alla scelta che in maggioranza il mio partito ha preso, certa e speranzosa che un nuovo percorso volto alla realizzazione di una nuova legge elettorale che garantisca la governabilità di chi ha più consensi da parte dei cittadini e un'equa rappresentanza abbia concretamente inizio.